È stato l'Auditorium San Filippo Neri di Fermo ad ospitare la presentazione del programma 2019 della 27ª edizione di Tipicità, con un titolo evocativo, Salpa Tipicità. Ormai Tipicità è come una nave in senso figurato, non solo perché al suo interno accoglie tante realtà che abbiamo visto. Questa sera ne abbiamo visto una parte qui, ma anche perché è diventato un elemento di interconnessione, di collegamento con altri paesi, altre realtà, altri mercati. Quindi vedere queste marche che crescono sotto diversi profili. Spesso noi marchigiani ci meravigliamo di certe realtà che ignoriamo completamente e che magari sono leader sul mercato mondiale nei rispettivi settori. Quindi vedere i nostri attrattori, il cibo, il vino, la birra, ma anche i prodotti della creatività, della manualità. Noi siamo maestri nella manualità, che hanno dato luogo, poi che ha dato luogo a tante griffe. E poi anche per un momento di riflessione sul nostro futuro. È proprio per la riflessione sul futuro che è venuta l'idea della novità del 2019, il nuovo spazio sia fisico che di eventi, Grembo, diretto da Marco Ardemagni. Dare anche una svolta in senso culturale, ma soprattutto di visione a Tipicità. Ovviamente tutti amiamo Tipicità per la produzione di cibo, per la produzione anche di manifatture delle marche, le eccellenze marchigiane. L'occasione di incontrare le università, anche i viaggi, ad esempio il turismo delle Marche, ma a Grembo cosa faremo? Saranno 7 incontri con persone celebri o comunque importanti in grado di immaginare il futuro. Io la dico così, il futuro che pensiamo che arrivi e il futuro invece che vogliamo costruire. Il Grembo è una doppia funzione, da un lato è questa rassegna, però il concetto di Grembo ricopre un po' tutta questa edizione di tipicità perché proprio cambia il modo il tipo di esposizione, perché prima avevamo prima un serpentone dove i visitatori dovevano seguire un sentiero obbligato, quest'anno invece avrà una struttura più, diciamo, ad arena, dove la piazza principale con delle piccole aree acquatiche sarà proprio questo Grembo centrale. Quindi anche una fruizione più agevole per andare da uno stand all'altro sarà anche più comodo. Tanti, come vediamo dalle immagini, rappresentanti istituzionali di associazioni di categoria, partner pubblici, insomma, e privati che credono nel progetto Tipicità. È una rete forte, una rete che sicuramente è un caso che fa scuola e che deve essere perseguito, perché poi quando si fa rete tra pubblico, privato, stakeholder del territorio, professionisti, sicuramente associazionismo, no profit, questo è forza del nostro territorio. Dobbiamo sfruttarle tutte per farlo crescere il più possibile. Noi siamo una parte di questo territorio. Uno, l'apertura al mondo, come si diceva prima, non per niente hanno invitato quest'anno appunto Creta e noi siamo molto lieti di aver favorito questa iniziativa. E la seconda cosa è anche questo network di imprenditori che costituiscono veramente qualche cosa che vale la pena mettere in mostra per valorizzare anche il prodotto Italia e il prodotto Marche. Gli imprenditori e le aziende vedono in questa manifestazione appunto un incubatore. Un incubatore di che cosa? Di una promozione per il territorio, del fatto che si fanno conoscere, del fatto che consolidano i rapporti su un mercato che non è solo, come diceva prima, provinciale ma è regionale. Oltre a questo è ovvio che l'associazione come CNA seguiamo Tipicità anche durante l'anno e seguire Tipicità vuol dire consolidare delle esperienze a livello di internazionalizzazione che pongono appunto queste aziende, gli enti locali e Tipicità stessa all'interno di un contesto internazionale. Come detto, tanti comuni coinvolti, dai grandi centri come il capoluogo regionale alle piccole realtà dell'entroterra. Credo che sia un rapporto che deve essere continuato e per la crescita sia della nostra manifestazione, del nostro festival, che è quello di Tipicità.
L'anno scorso ha funzionato molto bene l'assaggio di Brodetto all'interno dello stand istituzionale e quindi dello spazio dedicato alla città di Porto Recanati, quindi lo riproporremo anche quest'anno, sempre in collaborazione con i ristoranti del luogo. Poi avremo lo spazio all'interno dell'Accademia di Tipicità, quindi i nostri chef che sono un po' i portatori della ricetta del Brodetto si esibiranno nello spazio dedicato all'Accademia del Brodetto e all'interno del Teatro dei Sapori, quindi una buona visibilità, un'ottima visibilità per quelli che sono proprio i produttori, no? Alla fine i realizzatori materiali del Brodetto, ma anche per tutto il territorio di Porto Recanati che sì, insomma, è assolutamente deputato a promuovere questa peculiarità. Chiudiamo con Recanati che nel 2019 celebra il bicentenario dell'Infinito di Giacomo Leopardi. Un anno importante, le mostre, i convegni, le conferenze, la città che si è preparata per questo evento recuperando i luoghi della memoria leopardiana a partire dal Colle dell'Infinito, con Tipicità si indaga sulla passione che Giacomo Leopardi aveva per la cucina, per la gastronomia. Ci sarà una presenza affinché tutti coloro che arriveranno a Fermo possano recitare l'Infinito di Giacomo Leopardi, un format che vogliamo lanciare a livello social, perché riteniamo che questa che viene definita la poesia perfetta abbia anche un valore simbolico importante per il periodo complesso che stiamo attraversando. Chiusura della serata con l'aperitivo preparato dai ragazzi dell'Istituto Alberghiero di Porto Sant'Elpidio.